Buongiorno, oggi è sabato. Ci stiamo riportando per la seconda volta a San Benedetto del Tronto per il 14° Piceno Cup di Scuola Calcio. Ieri abbiamo giocato la prima gara e siamo usciti sconfitti per 2-0 contro Borgo Roselli, una squadra di Porto San Giorgio. Ecco Nicolò e Riccardo, dietro c'è Alex Mammarella, in quest'altra parte c'è alle ore 11 giochiamo con il Porto d'Ascoli e stasera alle ore 17 con Eclari, Eracle Sport, una squadra di Como. Stamattina bisogna solo vincere per tornare domani, vincere alle 11 e vincere alle 17 stasera. Ecco i nostri ragazzi, c'è Pellegrina tutto. Bravi! Bravi, grazie. Qua c'è la nutrita schiera di genitori dei ragazzi. Oh, ho detto la nutrita schiera di genitori dei ragazzi. Posto? Sì, sì. Ecco, c'è molto spazio. Oh, Nicola anda a cagare. Oh. Ragazzi, mettiamo un po' di musica? No. Musica da discoteca? No, 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 non mi sposto. Ecco Nicolò, tutto a posto, Nicolò? Mi hanno detto quelli che aspettavano all'Enè stamattina, gli ha dato saranno arrivati a consumazione, dicevano. Ma serio? Giovanotti! Ragazzi, per caricarci oggi bisogna vincere stamattina. Se vinciamo tutte e due le gare sciolgo il voto, torno a piedi a Castelfreddano. Siamo entrati nelle gallerie, destinazione San Benedetto del Tronto. Alle 11 c'è la gara. Sì. Alle 11 giochiamo con il Porto d'Ascoli. C'è un unico risultato. Vincere. E vinceremo, lo diceva lui, la buonanima. No! Ma questo non lo so. Zio Cazzo, per i comunisti. Basta. Ah.